E buongiorno mondo, sono le 7:09 dell'ora legale. Sì, questa notte è cambiata l'ora, quindi abbiamo avuto un'ora in meno di freddo. La tenda l'ho già svuotata completamente, infatti la roba è lì vicino alla bici. Non ha ghiacciato, quindi la tenda è bella asciutta e inizio a smontarla adesso al volo perché, come vi dicevo ieri sera, lì in fondo corre la ciclopista e tra poco, visto che domenica sicuramente qualcuno che viene a correre o andare in giro in bici o portare i cani ci sarà, quindi diamoci una mossa e smontiamo tutto e andiamo a far colazione da un'altra parte, eh? Che ne dite? Perché questo è un postaccio, non mi è piaciuto. Ciao, buongiorno a tutti. Sette:41 e sono già sulla ciclopista direzione Spoleto, mancano pochissimi chilometri e mi fermo a fare una colazione lì a Spoleto, un buon cappuccino, una brioche, anche se ho mangiato adesso una briochina piccolina, ma ho bisogno di qualcosa di caldo e visto che non mi sono fatto il tè perché ero là, quindi molto in vista. Allora, andiamo in un bar, ci sediamo con calma, ragioniamo, visto che è ancora presto e game on, ragazzi, game on. Ed eccomi arrivato anche davanti alla cattedrale di Santa Maria Assunta di Spoleto. Adesso provo a fare sta gradinata per andare giù. Mi hanno detto che poi c'è modo di uscire in bici senza dover rifare tutti i gradini a salire. E poi davvero cerco un bar per far colazione e vado a prendere la Spoleto Norcia. A dopo. Finalmente una bella colazione, tra l'altro salata come piace fare a me, e quindi ci sta, iniziavo a sbranarmi le mani da solo. A dopo. Eccomi appena appena entrato sulla ex ferrovia Spoleto-Norcia, la ciclovia che mi porterà in mezzo alle bellezze di questi posti. Peccato ci sia un cielo non proprio rassicurante e in più non avevo calcolato che domenica ci sono un sacco di persone che fanno trekking e sport e vediamo, vediamo come va. Vi aggiorno. Ciao, intanto pedalo. Grazie. Grazie, buongiorno, buona camminata. Grazie. Grazie, buongiorno, buongiorno. Messo. Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buona camminata. Grazie, grazie. Fatti solo i primi 2 chilometri e guardate già che bomba. Galleria di qua, galleria di là, sopra un ponte con panorama tutto intorno. E come dicevo prima, peccato sta giornata nuvolosa e uggiosa, ma il posto è fighissimo. Vado avanti, a dopo. Primo tratto di salita abbastanza semplice, tutta tra il 3 e il 4%, ma super figa su questo sterrato ex ferrovia. L'ho fatto. Da qua dovrebbe cominciare una lieve discesa, lieve, boh, non lo so. Comunque dovrebbe cominciare una discesa per un po' e poi ricomincia a
a salire fino a Norcia e vi faccio sapere dopo. Oggi c'è un sacco di gente, è domenica e ci sono ciclisti, camminatori, pieno pieno pieno, quindi vado. Arri, ciao. E la galleria di 2 chilometri e passa al buio, piena di pipistrelli, è stata un'esperienza mistica, una figata, comunque bellissimo, umida, fredda e come avete visto con anche un bel po' di ciclisti che mi hanno superato e niente, adesso siamo usciti, facciamo sta benedetta discesa per poi ricominciare a salire e poi troverò qualcosa da mangiare prima o poi. Ma intanto pedalo. Sempre io. Siamo sempre io. Noi siamo per le foto. Io per i video. Sto pedinando questo gruppo di ragazzi da un po' di chilometri a questa parte. Sfrutto la scia. Non è vero. Ragazzi, ho scoperto come si chiama il gruppo che sto seguendo da un po', sono i Cenciones e adesso vi spiega lui il motivo del nome. In pratica deriva da cencio, che è più o meno una parola di uso comune, tuttavia in Abruzzo quando il cencio viene indossato da una persona, allora quella persona si può definire un cencione. E dai Cenciones vengono proprio da questo, perché non avevamo una divisa e ce l'abbiamo da poco, però vogliamo conservare la nostra memoria, quindi ce lo siamo scritti. Ok, ringraziamo il Giappino. Storia fantastica, adesso magari arriviamo a un porchettaro, sì. Se riesco a stargli a ruota mi fermo a mangiare con loro e poi ve la racconto. Ciao ragazzi. Okay. Però gli ho detto che se non vi iscrivete in massa al mio canale, dirò che vi superavo in discesa. Sì, sì, poi ve lo passo, sì. Poi ve lo passo. Quindi... Ragazzi, vado a mangiarmi un panino, qua, il porchettaro. Bravo. Bene. Ma noi il panino? Buon proseguimento. Anche a voi. Facciamo le barrette. È 1:10, sono a Borgo Cerreto, ho fatto 40 km di pedalata, ma è giunto il momento di fermarsi all'alimentari per... super panino con la porchetta e peroncina, quindi buon appetito a tutti. Ragazzi, potevamo farci mancare un'altra bella giornata di vento. Anche oggi il vento tira e tira contro, mai una volta a favore, mai. Una volta, fammela provare questa ebbrezza, signor Eolo, ti devo telefonare? Ti ho fatto qualcosa? Non credo. Dai, sono sempre stato bravo con te, non ti ho mai insultato più di tanto. Pedala, pedala e taci Giappino, pedala. E oltre al vento, come vedete, ci sono anche le gallerie e quindi... mi metto le bretelline catarefrangenti, che la sicurezza è prima di tutto, anche se il traffico non è molto alto, ma sempre bene mettersi in vista. A dopo. Quanto odio le gallerie, quanto le odio. Per fortuna che qui c'è pochissimo traffico.
però luci accese, bretelline e via, cercare di venirne fuori il prima possibile. Questa è la quarta di fila che faccio. Peccato, perché tutta la prima parte della Spoleto Norcia è fighissima. E vabbè, si tocca fare questa. Non ho ancora capito se la deviazione è dovuta alle frane, dei terremoti o quel che vuoi. Vabbè, pedala, Giappino, pedala. Il vento continua, però perlomeno all'altezza di Serravalle si torna sullo sterrato e sto girando indietro, sì, perché ho visto una fontanella e ricarico l'acqua. Comunque dicevo, si torna qua sullo sterrato da Serravalle e spero fino a Norcia che sia così. Però se cessasse anche questo vento, guardate gli alberi. Ah. Vabbè, carichiamo l'acqua e andiamo. Quella là dietro in Orcia, 1,1 km e sono arrivato, girettino, e poi decido cosa fare, perché mi sa che mi fermo a Orcia, faccio ancora qualche chilometro e poi cerco un bivacco sperando che questo vento calmi. Guardate che non piove, ma se calma anche il vento sono anche più contento. Spero di trovare un po' più facile di ieri per bivaccare. E niente, si va in direzione Castelluccio di Norcia e domani sulle piane. Bella ragazzi, dai Giappino che ce la fai, dai, pedala. Sto uscendo da Norcia adesso e mente proprio tristezza vedere i paesi terremotati, come quando era successo anche all'Aquila. Ero stato a fare un reportage fotografico all'epoca e niente, ti segna proprio vederlo. Non immagino vivere una situazione del genere, deve essere davvero traumatica. Basta, non so cosa dire perché ogni cosa sarebbe scontata, quindi pedalo, provo ad affrontare l'inizio della salita per le piane di Norcia e direzione Castelluccio di Norcia, e appena trovo mi fermo e dormo. Sempre vento, quarto giorno su 11 di vento, incredibile, è forte, sentite che roba. Ragazzi, questa sarà la salita mortale di fine serata che mi distruggerà. Sì. Faccio proprio oggi, non ce la faccio più, quindi ho trovato questo pratico in una casa purtroppo
fondo c'è il monastero dei monaci e niente, spero che cali un po' il vento perché è veramente fastidioso, non riuscirò quasi neanche a cucinare questa sera e neanche a montare la terra, se mi vola via. Ragazzi, questo evento non cessa un secondo, ci sono delle folate esagerate, anche qui dietro l'albero non riesco a riparmi più di tanto. Forse un attimo adesso, spero che smetta, forse ha smesso per far sentire le campane. Sentite. Causa vento eccessivo, questa sera si cucina in veranda. Qua sta bollendo l'acqua, ho messo la borsa come paravento perché il vento arriva di là, il fuoco sta reggendo e niente, stasera si cucina in veranda e si mangia in camera da letto, va così. E domani speriamo che sia un po' più tenue il vento, ma le previsioni dicono: Giappino, scordatelo, devi faticare! Pedala, Giappino, pedala! Buonanotte a tutti!